Eccoci ragazzi, allora cominciamo a visitare un po' la città vecchia di Rodi. La città vecchia di Rodi è una delle città meglio conservate della Grecia, ha una cittadella completamente ben conservata che si è stratificata nel corso di diverse dominazioni, diversi secoli. Infatti partiamo con la dominazione ovviamente greca per poi passare alla bizantina, medievale, mameluca. L'interno del Palazzo dei Gran Maestri di Rodi è senza ombra di dubbio uno degli highlight assoluti della città di Rodi. Come potete vedere, il palazzo era la sede del consiglio cavalleresco che dominava Rodi nel corso del 300. Venne completamente distrutto durante l'invasione turca e il palazzo venne abbandonato per secoli fino a quando gli italiani non lo restaurarono e gli diedero l'aspetto che ha oggi, che ripresenta la pianta originale ma con delle stanze che sono state completamente modificate e adattate alle esigenze relativamente moderne. La via in cui mi trovo adesso si chiama Via dei Cavalieri ed era l'antica via in cui risiedevano i vari ordini cavallereschi che avevano il compito di difendere e proteggere le mura di Rodi. C'erano sette diverse lingue, sette diverse nazionalità, non me le ricordo tutte, ma sicuramente c'era l'Aragona, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Provenza, l'Auvergne e altre regioni di Francia, che avevano il compito di proteggere la difesa dei bastioni. Ognuno aveva un proprio settore. Tutti questi ordini facevano capo Gran Maestro Supremo, che risiedeva all'interno del Palazzo del Gran Maestro. La cinta muraria di Rodi è praticamente tutta sopravvissuta fino ai giorni nostri, con pochissime sezioni, diciamo, in stato di degrado, di abbandono. Oltretutto da poco è stata anche riqualificata con una passeggiata che corre parallela lungo tutte le mura, ad eccezione della sezione del porto che ancora oggi, per motivi legate alla viabilità, è stata resa accessibile alle auto. Però tutto il resto della cinta muraria è percorribile a piedi o nel perimetro superiore o inferiore. Ok, quello che vedete dietro di me è il punto in cui storicamente si dice essere stato collocato il Colosso di Rodi, la colossale statua, ovvero una delle sette meraviglie del mondo antico, e che stava sostanzialmente a cavallo fra le due sponde del porto. Il Colosso in realtà cadde circa 150 anni dopo la sua costruzione a causa di un terremoto. I pochi resti erano, diciamo, stati abbandonati nei pressi del porto, ma poi in epoca araba quello che rimaneva venne o fuso nel caso delle parti in bronzo o rimosso nel caso delle parti in pietra e legno. Quindi oggi non rimane assolutamente nulla di quella che è stata una delle sette meraviglie del mondo. Siamo arrivati in un posto camminando lungo le strade più tortuose di Rodi, siamo in piena montagna, nel punto più alto dell'isola, nell'entroterra, e siamo arrivati in questa zona boschiva dove, come vedete dietro di me, c'è un hotel, un resort. Ma questo resort non è un luogo qualunque, ma era stato creato nel 1929, come recita anche la dicitura lì che adesso vi faccio vedere, è stato creato per la dirigenza e l'elite fascista. Qui infatti, durante la dominazione italiana di Rodi, venivano i fascisti a rilassarsi in vacanza, e proprio qua vicino, adesso lo andiamo a cercare, c'era la casa personale, la villa personale di Mussolini e della sua famiglia, che non è stata mai restaurata, è un rudere, però adesso proviamo ad entrare. Guardate gli interni, voi stessi, sono tutti degli anni 20, è tutto rimasto quasi inalterato come era negli anni 20 al momento della sua fondazione. Guardate che vista che avevano da qui, vedete quanto siamo in alto. Eccoci ragazzi, questo è l'esterno della villa. Qui la famiglia Mussolini ha passato un certo periodo di vacanze, si sa per certo che anche lui venne qui, ma soprattutto vi risiedette la famiglia. Oggi è completamente in rovina, non c'è nessuna manutenzione, si può entrare, si può vagare liberamente nella casa, ma non c'è alcuna manutenzione.
stiamo continuando ad esplorare l'entroterra dell'isola, che secondo me è davvero davvero splendida, fatta tutta di ulivi, di vigneti, di alberi, davvero bellissimo. E ogni tanto appaiono dal nulla questi monasteri, guardate che bello, immersi proprio in una cornice naturalistica incredibile. C'è cioè proprio una serenità, un silenzio unico, veramente bella l'atmosfera. Una delle viste in assoluto più belle che si possono ammirare a Rodi è dal castello di Critinia, il castello di Critinia di epoca crociata. Guardate in che posizione l'avevano costruito. Da qui si vedono tutte le isole intorno a Rodi e la costa della Turchia lì in lontananza. Tappa della giornata, siamo a Capo Brasonisi, il punto più a sud di tutta l'isola di Rodi. In realtà ci sarebbe un punto ancora più a sud, che è quell'isola che vedete dietro di me, che quando la marea è bassa è collegata alla terraferma da un istmo di sabbia, ma purtroppo c'è alta marea in questo momento, quindi non si può raggiungere il faro. Ma questo è il posto anche migliore per uno stare isolati nell'isola di Rodi. Qui c'è pochissimo turismo, e quello che c'è è un turismo un po' più sano ed ecosostenibile, dove si pratica windsurf, kitesurf e tutta una serie di attività legate al mare, ma in un'atmosfera molto più tranquilla, molto più backpacker rispetto al resto dell'isola. Guardate anche voi stessi la spiaggia quanto è bella, c'è una battigia gigantesca e lì in fondo il mare, anche se qui non è particolarmente adatto alla balneazione, ma appunto agli sport. Ok ragazzi, siamo arrivati in quello che dovrebbe essere uno dei posti più gradevoli e belli di Rodi, ovvero la cittadina di Lindos. In realtà è, ragazzi, un vero e proprio inferno turistico, quindi dipende molto da come vedete questo tipo di situazioni. Estremamente abusata, una quantità di gente spropositata fra comitive organizzate e turismo abbastanza poco sostenibile, quindi diciamo non mi sta per niente facendo impazzire. Quello che rende Lindos sicuramente interessante è senza ombra di dubbio l'acropoli che vedete lì in alto. Lindos infatti è stata un'importante città durante il mondo greco e aveva costruito proprio l'acropoli nel suo punto più alto. Anche molto bella la spiaggia, però davvero ragazzi insostenibile il turismo che c'è. Allora ragazzi, questo secondo, anzi terzo giorno sull'isola si è concluso. Diciamo, non è stata la costa est, non è particolarmente interessante, è senza ombra di dubbio la costa più abusata in assoluto di Rodi, è piena di resort, ecomostri, quindi davvero poca roba per un backpacker o per chi cerca dell'autenticità. Diciamo che purtroppo è un pessimo biglietto da visita per quelle che sono poi la bellezza delle isole greche invece, che spesso viene sottovalutata proprio a causa di queste situazioni. Quindi ragazzi, siamo tornati a Rodi città, questa è la porta d'Amboa da cui abbiamo iniziato questo piccolo reportage. E che dire ragazzi, l'isola di Rodi è bellissima, però davvero davvero abusata. Cioè, guardate voi stessi in questo esatto momento, cioè questi sono i tipi di souvenir che si trovano comunemente qui a Rodi. È un'isola che è bellissima nell'entroterra, nella costa sud, dove non ci sono turisti, ma tutto il resto è una costa totalmente deturpata da un turismo massivo, veramente brutto, pesante. Quindi quello che è più bello in assoluto è la città di Rodi in sé per sé, quella che vedete qui, la città vecchia, anche se molto molto turistica, e in generale l'entroterra. Questo è super raccomandato, per il resto purtroppo, come tutte le isole greche, ha dei problemi che sono abbastanza evidenti.